Karate nasce come un'arte marziale, nasce come una filosofia, una cultura, è stato importato in Occidente già nell'inizio degli anni 60, ha una tradizione storica lunghissima, chiaramente ha subito molte modificazioni. Diciamo che qui in Occidente ha poi avuto, oggi anche in Oriente, sicuramente anche in Giappone, una trasformazione di una parte di questa disciplina in sport. Chi pratica karate come tante altre marziali lo può fare per tanti motivi, lo può fare perché vuole fare solo un po' di movimento, lo può fare per autodifesa, lo può fare perché è uno sport, lo può fare per stare insieme agli altri e divertirsi, può cercare delle ragioni un po' più profonde, però qui entriamo in una sfera estremamente complessa e complicata, insomma, perché poi è facile scadere nella banalità. Programma rivolto ai bambini, il gesto tecnico viene comunque insegnato, certo all'interno di un contesto che è meno rigoroso dal punto di vista estetico, all'interno di un contesto più, un pochino più ludico. Per l'adulto cambia sicuramente, le motivazioni sono diverse, quindi anche la metodologia e la didattica sono sicuramente diverse. Uno deve praticare l'arte marziale non perché acquisisce un grado, perché gli piace, perché quando ha finito la sua ora di allenamento sta meglio rispetto a prima. Dopo, se proprio vogliamo parlare di tappe, sicuramente ce ne sono. Generalmente la cintura nera è una tappa, perché la cintura nera anche nell'immaginario collettivo, poi in realtà, come dicono i grandi maestri, è il momento di inizio, cioè uno ha acquisito un minimo di conoscenze che gli permettono di studiare, tant'è che poi ci sono i dan, nel senso che uno che è cintura nera è primo dan, dopo ci sono i dan, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, generalmente si arriva al nono, di più non esistono. E quindi la cintura nera sicuramente è una tappa, un'altra tappa può essere quella dell'insegnamento, che è un altro tipo di percorso ancora, però lì, oltre ad acquisire delle competenze tecniche, ci devono fare dei corsi proprio per imparare a insegnare. Io ho avuto la fortuna di incontrare grandissimi maestri, fondatori anche, o figlio di fondatori di stili, quindi persone che sono nate ancora nel secolo scorso, ma non, anzi di quello ancora prima, del 1800, e a questa domanda tutti mi hanno risposto così: per me è questo, nessuno sa dire, può dire che cos'è, perché è un percorso individuale. È un percorso di ricerca, fondamentalmente, all'interno di se stessi. Questo credo che più o meno molti risponderebbero così anche dei miei colleghi.